Questo invito che gli è stato fatto e perché credo che lui c'entri con questo festival. Ricordo che il sottotitolo è Autobiografia e dintorni, e Walter City, diciamo così, da questo punto di vista forse qualcosa da raccontarci ce l'ha, nel senso che non ha mai scritto autobiografie, ma appunto ha scritto semi, false, quasi biografie, autobiografie. Allora, due cose appunto. Certo, è molto presente questo io semivero, semifalso, autofinzionale, e però c'è un'altra cosa importante che vorrei dire. È tutt'altro che una questione privata, cioè c'è molto mondo nei romanzi di Walter City. Questo a me interessa molto, che ci sia molto mondo, cioè attraverso questo io sperimentale, che lui ha deciso di chiamare Walter City, c'è molto mondo. Il mio primo romanzo è uscito nel 1994, quando io avevo già 47 anni, quindi sono uno scrittore tardivo, anche perché per scriverlo ci ho messo 12 anni, ho cominciato che ne avevo 35. Quando ho cominciato, appunto nell'82, in realtà non c'era ancora la moda dell'autobiografia come c'è adesso, perché erano ancora pochi, diciamo, gli esempi di autobiografia. Io avevo in mente dei modelli classici, avevo in mente il contributo alla critica di me stesso di Croce, avevo in mente Lemo di Sartre, e poi all'indietro Rousseau, e poi all'indietro ancora Sant'Agostino, insomma, quelle cose lì. Sembrava che fosse all'epoca intanto una cosa da donne. In questa condizione io capivo che effettivamente affrontare un discorso di autobiografia era non solo pericoloso, ma un po' inutile, perché sarei stato messo subito in una specie di cassettino, di ghetto, di cosa così, e non mi interessava, insomma, assolutamente. D'altra parte, ero quasi sicuro, all'epoca stavo preparando un libro su Leopardi, a un certo punto mi sono detto: se io continuo questo lavoro mi ammazzo, perché non ce la faccio, perché è troppo pesante, perché le mie angosce personali sono troppo forti, e se non parlo un po' di quello che mi interessa davvero, io non ce la faccio andare avanti. E quando mi sono chiesto cosa mi interessa davvero, mi sono trovato di fronte a un muro che mi ha fatto paura, perché la risposta era: mi interessano i corpi dei culturisti, che è una roba che, detta da un accademico, infatti i miei pochi amici a cui ho detto voglio fare un libro partendo da qui mi hanno detto: te sei matto, ti rovini la carriera, non ti daranno mai una cattedra, eccetera eccetera. E anche mi sono detto: in realtà il mio interesse per i culturisti è soprattutto di toccare e possedere qualcosa che è una specie di supermerce, cioè un corpo che ha dei muscoli che non esistono in natura, artificiale, drogato, perché sapete, quel corpo lì si crea con gli anabolizzanti, eccetera, eccetera, e soprattutto sempre di più, cioè come se nessun culturista fosse contento dei muscoli che ha, ma ne vorrebbe sempre di aggiuntivi. E allora mi sono detto: ma non è che anche la società nostra del consumismo funziona un po' così? Cioè che c'è sempre bisogno dell'ultimo modello, che le cose non è che si usano finché servono, ma appena c'è un modello nuovo bisogna prenderlo perché ce l'ha il vicino, eccetera. Anzi, forse tutta la società ormai funziona in questa maniera, cioè con una specie di surenchère, si dice in francese, cioè volere sempre di più, sempre qualcosina di più di quello che si ha, una specie di incontentabilità che alimenta il consumo. E allora, se sono tipico, forse posso cominciare a raccontare queste storie un po' su due livelli, cioè raccontando sì i miei desideri un po' vergognosi, un po' strani, non solo diversi perché omosessuali, ma diversi dai diversi, perché quando poi i miei amici omosessuali mi dicevo che mi piaceva solo quel tipo di corpo lì, mi dicevano: fatti curare.
quindi, come dire, mi sentivo proprio isolato nel mio desiderio così un po' strano. E invece posso cominciare a raccontare anche un altro strato, cioè appunto il consumo e la merce, il fascino della merce, il fascino del desiderio quando è riportato su una merce. E quindi mi sono, come dire, inventato, io allora non sapevo che si chiamasse autofiction, perché c'era già un paio di scrittori francesi che lo facevano, ma in Italia non era arrivata, di Bruschi soprattutto. Però ho fatto come Monsieur Jourdain, che parlava in prosa da 20 anni senza saperlo, no? E io effettivamente ho cominciato a fare dell'autofiction senza saperlo, perché mi sono detto, in realtà, che cos'è che attira delle autobiografie? Il fatto che uno racconti le cose vere, no? Quindi accentuo le cose che io ho fatto, le spingo più in là, diciamo così, e però ci metto tutti i tic dell'autobiografia. Quindi mi sono preso, siccome ero abituato a fare soprattutto un lavoro di ricerca, mi sono preso i testi critici sull'autobiografia, soprattutto ricordo un libro di Philippe Lejeune che si chiamava Le Pacte Autobiographique, dove spiegava, studiando l'autobiografia del passato, come è fatta un'autobiografia. Allora ho preso tutti i meccanismi e li ho riportati, no? Non so, tipo diceva, per dare l'impressione che una cosa sia proprio vera, voi potete prima far finta di non poter dire il nome di qualcuno e poi lo dite a metà del romanzo come se foste costretti da una forza superiore, e allora uno dice, beh, se lo dice così sotto costrizione sarà vero, cosa che io appunto in scuola di nudo ho fatto. A un certo punto faccio finta di non poter nominare i miei due principali nemici accademici, poi a metà, siccome mi fanno proprio incazzare di brutto, dico, vabbè, allora a questo punto perso per perso, mi escluderanno dall'università, però dico come si chiamano così così e così e così, li potete trovare sull'elenco telefonico di Pisa. Molti sono andati a vedere sull'elenco telefonico di Pisa, ovviamente non c'era nessuno perché i nomi erano finti, però come dire, ho proprio usato tutti i meccanismi per dare l'illusione della verità di quello che dicevo.